Buongiorno e ben ritrovati al Prima TG Flash. Andiamo subito con le notizie più importanti di oggi. Una lenta decrescita della curva del contagio, ma con l'RT in aumento e nel primo bollettino del 2021 il tasso di positività al 14,1%, ancora in crescita. Con questi dati, una parte del paese allo scadere del decreto di Natale, il 6 gennaio, potrebbe finire nuovamente in zona rossa o arancione. A rischiare per ora sono soprattutto Veneto, Liguria e Calabria, che secondo l'ultimo report hanno superato il valore di 1 di RT, che potrebbe essere collocate nella lista dei territori sottoposti a maggiori restrizioni. Molto vicini a quella soglia ci sono anche la Puglia, la Basilicata e la Lombardia. Attualmente è previsto che dopo il decreto le regioni tornino nella fascia di colore assegnata prima del lockdown natalizio, cioè tutte gialle tranne l'Abruzzo arancione, ma l'andamento del contagio non è scontato che sia così. Sarà il governo a decidere la prossima settimana a seguito delle verifiche effettuate dagli esperti sul nuovo report dell'Istituto Superiore della Sanità. Il report del 30 dicembre indica varie criticità, in particolare Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento ed Emilia Romagna hanno una probabilità superiore del 30% di superare la soglia critica di occupazione di posti letto in area medica in 30 giorni, mentre per la Lombardia, Trento e Veneto lo stesso discorso vale per le terapie intensive. A questi dati si aggiunge il caso della Sardegna, che ha una classificazione del rischio non valutabile, quindi alto a causa dell'incompletezza dei dati forniti. E sono 11.831 i contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, resi noti dal consueto bollettino della Protezione Civile diffuso dal Ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati 364 morti, che portano il totale da inizio pandemia a 74.895 dall'inizio dell'emergenza legata al Covid-19. Il bollettino della Protezione Civile Campania invece ha decretato 392 positivi su 3.209 tamponi effettuati, per una percentuale di positività ai test del 12,22%. Dall'ultimo bollettino si denotano anche 29 deceduti, 6 nelle ultime 48 ore, 23 in precedenza, ma registrati solamente ieri. Sono guariti dal coronavirus in Campania 676 persone. Il report dei posti letto su base regionale vede 99 posti occupati in terapia intensiva su 656 disponibili, mentre sono 1.355 posti letto occupati nei reparti Covid su 3.160 disponibili. Sono 45.667 le persone vaccinate contro il coronavirus in Italia, secondo l'ultimo dato disponibile sul portale online del Commissario straordinario per l'emergenza. In testa la provincia autonoma di Trento, somministrate 1.730 dosi, il 34% di quelle disponibili, seguita dal Lazio con 9.300 vaccinazioni e dal Friuli Venezia Giulia con quasi 2.000 vaccinazioni. La fascia di età più vaccinata è quella tra i 50 e i 59 anni, seguita da quella 40-49 e da 30-39. La fase 1 della vaccinazione, che ha preso ufficialmente il via dal 30 e 31 dicembre, a seconda delle regioni, interessa operatori sanitari e socio-sanitari. Al momento sono 40.148 quelli vaccinati. Personale non sanitario 2.181 vaccinati e gli ospiti delle RSA 3.338 vaccinati. Aumentano ancora i contagi di Covid nel Salernitano, 8 i nuovi positivi a Pagani, che conta 835 casi, ad Angri per i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio 22 nuovi contagi e 23 nuovi guariti, a Baronissi un solo positivo, il totale degli attuali contagiati ammonta a 90 persone, mentre dall'inizio della pandemia sono 520 le persone colpite. Inoltre ad Ebole i nuovi 10 nuovi contagi con un numero complessivo di positivi a 255, registrato però un mini focolaio all'ospedale civile di Roccaspide, dove le persone contagiate sarebbero risultate 17 a seguito di uno screening avviato dopo il ricovero di un paziente positivo. Sono 8 tra infermieri e portantini in servizio e 9 pazienti dei reparti di medicina generale e lungodegenza. Un ragazzo di 28 anni è rimasto ferito a Napoli a causa di una caduta di un albero di alto fusto, probabilmente per colpa del maltempo che sta imperversando nella regione Campania in questi giorni. È accaduto ieri sera a Piazza Cavour. Il ragazzo stava transitando a bordo di un motorino quando è stato colpito dai rami dell'albero ed è poi caduto, rovinando sull'asfalto. È stato immediatamente soccorso e portato al Cardarelli dai sanitari accorsi sul posto, alcune ferite agli arti inferiori, ma non è in pericolo di vita. Il maltempo, secondo le informazioni dei vigili del fuoco della città, ha provocato
la caduta di altri alberi anche in altre zone del capoluogo, come a Barra o nel quartiere Gomero. Crolla l'arco borbonico in pietra di Napoli, l'ultima testimonianza del vecchio porticciolo borbonico ritratto in tanti dipinti della scuola partenopea, l'effetto della mareggiata avvenuta negli ultimi giorni del 2020 non accenna a finire. Napoli ieri ha dovuto fare i conti con un'altra importante perdita per la storia di questa città, l'arco risale a 700 e nacque come approdo per i pescatori cosiddetti luciani, gli abitanti del vicino borgo di Santa Lucia, ma successivamente nel corso dell'Ottocento fu trasformato in terminale dello scarico fognario, venendo ribattizzato dai napoletani o Chiavicune. Da anni abbandonato all'incuria e in equilibrio precario, l'arco era stato recentemente puntellato con dei tubi innocenti, non ha resistito all'ultima mareggiata, finendo per crollare quasi interamente in mare. Secondo il report dell'ASL di Caserta, sono 59 i nuovi casi di coronavirus nella provincia casertana, il 3,9% su 1.497 tamponi processati, un dato il più basso delle ultime settimane, che fa ben sperare in vista del futuro. Da aggiungere al bollettino anche però 6 decessi nei comuni di Aversa, San Felice a Cancello e Sant'Ammaro, oltre che ben 3 nei 3 casi a San Cipriano. I guariti del giorno sono 245, gli attualmente positivi sono 4.621, il maggior numero di nuovi positivi si registra a Galluccio con 6 nuovi casi e a Trentola Ducenta con 5. Il professore Nicola Coppola, direttore del reparto malattie infettive area Covid, è stato il primo a ricevere la dose di vaccino contro il coronavirus presso il policlinico Luigi Vanvitelli. A darne notizia è stata la stessa azienda ospedaliera con un video sui propri canali social, in cui si vede il professore che riceve la dose. Inoltre, la Regione Campania ha reso noto che a complemento della campagna di vaccinazione antinfluenzale, che ha visto la Campania prima Regione d'Italia con la somministrazione già di ottobre di oltre 1,5 milioni di dosi, sono state acquistate e saranno distribuite a tutte le ASL 66.080 dosi di Flumist spray nasale della AstraZeneca. Questo vaccino antinfluenzale è destinato a bambini e adolescenti di età compresa tra i 24 mesi e i 18 anni. Data l'agevole mobilità di somministrazione, le ASL e i pediatri di libera scelta sono invitati a utilizzarlo per pazienti in età evolutiva, affetti dal disturbo di neurosviluppo, disabilità, patologie invalidante o croniche. E passiamo allo sport, torna il campionato e il Napoli oggi è pronto per la trasferta insidiosa a Cagliari alle ore 15. Gli uomini di Gennaro Gattuso dovranno fare a meno di diverse discipline importanti, out ancora i lungodegenti Mertens, Demme e Koulibaly, mentre Osimhen verso il rientro è risultato positivo al coronavirus. Tre i ballottaggi in essere: Ospina, Meret, Mario Rui, Isai e Lozano Politano. Sfida anche per gli allenatori, il primo incontro tra Eusebio Di Francesco e Rino Gattuso risale al febbraio 2018 in un Roma-Milan terminato con la vittoria di Di Francesco per 2-0. A suonare la carica per il Cagliari è l'esterno offensivo Riccardo Sottil. Insigne è un giocatore molto forte, gioca nel mio stesso ruolo, è un giocatore con grande estro che sa segnare e sa far segnare i compagni. La sfida con lui sarà vincente e mi dà grande stimolo. Cerchiamo di vincere ogni partita, questa è la nostra mentalità. Sarà una partita bella, speriamo di portare a casa una vittoria. E chiudiamo con il Benevento, impegnato oggi in casa contro la capolista Milan. I saniti infatti saranno impegnati alle ore 18 al Vigorito contro i rossoneri. Ieri il club ha anche ufficializzato 3 positivi al coronavirus, 2 membri dello staff medico e uno di quello tecnico. I soggetti in questione sono in isolamento. Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, affronterà il suo glorioso passato, confermata la difesa con Letizia Glick, Tuia e Barba davanti all'estremo difensore Monti Po, davanti con Caprari e la Padula ci sarà in prota Insigne Roberto, partirà dalla panchina. Nel Milan invece mancheranno Gabbia, Hernandez per squalifica, Bennacer, Saelemaekers e Ibrahimovic, recuperati Chiaer che partirà dal primo minuto e Castillejo. Leao sarà la prima punta con Çalhanoğlu alle spalle e Rebic accanto. Filippo Inzaghi ha presentato così la gara: non può essere una sfida come le altre. Per me, dopo i 90 minuti, tornerò a tifare Milan. Possiamo giocarcela anche se durissima. I rossoneri stanno bene e sono veramente forti, nonostante le assenze. Il gruppo sta bene, ho recuperato diversi calciatori che sono pronti a tornare. Dobbiamo crederci domani, cioè dobbiamo crederci oggi, altrimenti ne usciremo sconfitti. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito, l'informazione con Teleprima tornerà più tardi. Buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.